Ciao ragazze, nuovo video. Hola, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto venerdì al mercato. Come promesso, ecco un nuovo video haul che vi avevo già anticipato nel precedente video, che oggi, che è lunedì, l'avrei girato. Oggi purtroppo ho ricominciato a lavorare, quindi vabbè. Però, insomma, mezza giornata, quindi ho ancora il pomeriggio libero. Tra un po' dovrò guardare la puntata, l'ultima puntata della quarta stagione di Orange is the New Black, che sto seguendo come serie TV, però non trovo. Come si dice? Non trovo la puntata in italiano, quindi mi sa che me la dovrò vedere con i sottotitoli, non so perché. Comunque, passiamo a tutti gli acquisti fatti venerdì e giovedì al mercato. Più anche Orio, quindi sono un po' di tutto di più. Al mercato di Boario ho preso per la modica cifra di 4 euro nel banco dell'usato un bellissimo vestito da cerimonia che ho voluto prendere perché a parte che l'ho provato sopra mi stava e poi era veramente fatto molto bene. Questo forse addirittura nuovo, però su un'etichetta che non è la sua perché ha il boh, no, però secondo me non è nuovo questo, ha solamente sull'etichettina ma è usato. Comunque è bellissimo. Allora, è la marca Roberta. Ed è un abito proprio stupendo da cerimonia, guardate che meraviglia. Allora, il corpetto è così di raso color ghiaccio, tutto così, sembra quasi un abitino da spose, bellissimo. E poi, vedete, è fatto così tutto a pietalo, a ruche. È un abitino corto, meraviglioso, questo per una festa è fantastico. Ha dentro anche le stecchette della rigidità. L'ho pagato 4 euro in un banchetto al mercato di Darfo, che era un po' che non riuscivo, cioè era un po' che non andavo più, ma sono riuscita ad andare per fortuna. Poi, sempre al mercato, no, questo l'ho preso al Mato Grosso. Siamo andate a fare un giro al Mato Grosso, era tipo un po' di mesi che non andavamo più, e ho trovato questa camicettina qua, molto carina. Questa me la sono immaginata con le mie fasciotte in testa anni 60 e una gonna tipo a vita alta anche in jeans. Guardate che bella questa camicetta, ha tutti i bottoncini dietro, penso che sia la parte dietro almeno. È bianca di raso con tutto il verde, è un bellissimo tessuto dietro con tutti i bottoncini davanti così. Non vedo l'ora di metterla magari con una bella collanina e tipo una fascetta in testa. Secondo me sta molto bene con una qualcosa vita alta, tipo un jeans o altrimenti una gonna. Secondo me è fantastica. E poi ho preso un abitino, sempre anche questo in raso, bello anche lui, della Veronica Damiani. La stilista Veronica Damiani, taglia 40, ma tipo è grande, cioè ci sto dentro, credo, spero. Ora, avevo guardato la taglia, Ah, c'è anche la cerniera. È fatto bene questo, secondo me questa persona qua che ha fatto questo vestito lo vendeva a un po' di. Dicevo ragazze, molto bello il vestito, presto lo vedrete sicuramente in un video outfit, quando arriva un po' il primo freddo, e ho intenzione di metterlo con, appunto, con velocità, insomma, prima possibile, perché è molto bella. La gonna poi dovrebbe essere midi proprio sotto il ginocchio, come piace a me. Poi, allora, sempre al mercato, questa volta venerdì, mi fa ridere questi acquisti che costava un euro, c'era il cesto di un euro, i lameri. Sono stata lì un attimo a frugare, a cercare qualcosa. Abbiamo trovato queste cosine qui. Questa maglia che è sempre un po', questa è anni 70, secondo me. Mi è piaciuta, non so dirvi la marca, non so dirvi nulla perché non c'è nulla attaccato, però era troppo carina. Anche questa me la sono immaginata, sempre con il mio solito principio di fasciotta in testa. E boh, bella camicetta con sulle barchettine. Ho visto, perdonatemi se sbaglio, ma io ho visto nei negozi Zara, eccetera, un sacco di cose anni 70, un sacco di cose che ispiravano un sacco il vintage, gli anni 70 soprattutto, ma anche gli anni 80. Tutte queste cose un po' vintage, gonnellone, blusettine con i bottoni, insomma. Quindi secondo me sono queste cose qua da tenere nell'armadio che vanno sempre bene. Questa è carina come camicetta, sempre appunto con una gonnellina vita alta. L'ho pagata un euro. Poi per un euro, per far contenta la Mary, ho preso questo vestito di Lazzarini Tiziana. Anche questa, fate delle ricerche, magari voi siete più brave di me, le conoscete queste persone qui, la Veronica di prima, che non mi ricordo già più il cognome, e questa Lazzarini Tiziana. Comunque per un euro ho preso questo abitino qui, in jersey. Fatto così, molto classico, stile vintage, che piacciono a me. Sapete che io questi li mangio a colazione in autunno con gli stivali e i trench, stanno benissimo. Poi ho preso Maculato. Cosa ho preso? Una gonna maculata della Fram Made in Italy. Questa qui è una gonna midi maculata con lo spazio per la cintura, carina. La cosa che mi piaceva, io ho delle gonne maculate, ma guardate il fondo a V, bellissimo. Cioè, c'è il fondo che
che finisce a V, quindi per una gonna così a tubino non l'avevo mai avuta, o una pencil skirt che finisce appunto così a punta maculata. E poi ho preso questo qua di Rinascimento, taglia S, che è una specie di maglia vestito, cioè Rinascimento taglia S. Ora io lo utilizzerò come una maglia anche se è un abito perché è bellissima, questo verde con questi profili così dorati. Vi voglio dire che ho scoperto che il Rinascimento deriva dalla Teddy S.p.A., che è la stessa azienda che fa Calliope e Terranova, quindi ecco, vi do questa notizia in anteprima, non so se voi lo sapevate, comunque io sconvolta. E questo è carino di Rinascimento, ha lo spazio qua aperto sulle maniche, l'unica cosa che aveva al dietro era rovinato, però io per 1 euro, essendo di Rinascimento, l'ho voluto prendere. Vedete qua c'è questa cosa qua che non so cosa sia, tipo qualcosa di rovinato, tipo una macchia d'unto, di grasso. Magari non verrà neanche via, però la voglio provare a mettere come maglia, quindi con dentro, con sopra una gonna vita alta e dentro quello che tanto è tutta fasciante, non è che ci andavo in giro col vestitino tutto così. Speriamo che vada, perché mi dispiaceva lasciarla lì per 1 euro, quindi l'ho voluta prendere, nessuno secondo me l'avrebbe comprata. Poi, sempre al mercato, avete già visto nel video, nel vlog, spero che l'avete visto, questo giacchino, giacchetta di Altamira, che veniva a 58 euro, l'ho pagato 10, bellissimo, questo è molto classico, adoro le maniche fatte così, c'ha il bottoncino davanti, è molto molto bon ton, bellissimo, di questo tessuto qua, simile Chanel, molto molto bello, costa 10 euro, cioè, che ve lo dico a fare, l'avete visto anche nel vlog, che l'ho voluto prendere, ma per forza di cose. Poi sono stata nel banchetto dove ho preso quelle cose di prima a 1 euro. Ho tirato su anche altri vestiti, 2 e 3 euro. Adesso ve li mostro. Random, qualcosa che stava a 2 euro. Li ho lasciati in tutto forse 21 euro, se non ricordo male. E adesso vi faccio vedere. Allora, questo è costato 2 euro, che è questo vestito qui. Guardate che bello. Tipo con dentro il beige e il verde militare, in jersey anche questo, tessuto molto leggero. Quei vestiti da donna, diciamo, molto belli. Mi piaceva l'intreccio qua davanti. Anche questo, aspettatevelo in un video outfit autunnale con appunto. Ha un bello scollo a V con un bello stivaletto. Bello, questo mi piace molto. E io li uso tanto questi vestiti, mi piacciono proprio. Non so quanto durerà. Poi ne ho preso uno, questo qua è vintage, voleva ben 3 euro. Poi ho detto, vabbè, 2 euro, 3 euro, cosa cambierà, però caspita. Questo mi piace, è un vintage vintage, spero che mi vada. Mi piace sia il colore verde che la fantasia con questi fiori strani, fatto a camicia, chemisier, con le pieghe sotto. Questo è un vestitone vintage. Mi sono immaginata da Zara che questi qua li vendono a 40-50 euro. E quindi ho detto, caspita, se lo vedo da Zara ha un sogno. Se lo vedo nella bancarella a 3 euro, perde già il suo charme, però guardarlo bene e non sapere niente. È bello, cioè guardate il tessuto che bello. Quindi l'ho preso. I miei ragionamenti da pazza scatenata. Altro vestito a 3 euro, anche questo ho storto il naso perché pensavo che erano tutti a 2 euro, invece alcune cose le aveva lì vicino alla cassa a 3 euro, però poi ho detto vabbè ci sta, 3 euro, non è tanto comunque per un abito. Questo è tutto in velluto, la marca non ve la so dire perché non c'è, però è fatto molto bene, è fatto a tubino, è un tubino lungo di velluto, bello anche questo, guardate. Davanti è fatto molto bene e anche dietro poi ha tutti questi colori sul blu, sul giallo, molto autunnali. Spero che stia bene addosso, speriamo che non segni le cicce più che altro, è molto molto carino. Poi questo anche bello, bellissimo questo, anche questo 3 euro, della Anna Rita N, taglia 42, questo è un po' più moderno. Guardate che meraviglia però, ho adorato perché vabbè, il corpetto davanti è così bianco, un po' trasparente con le stelle e finisce così elastichino. Dietro ha la chiusura così con i bottoncini interni, uno manca, vabbè lo metteremo. E poi ha la gonna così lunga, nera e svasata un po'. Quindi mi piace molto molto il mio genere questo. I generi alla Carla Gozzi style che piacciono a me. Ovviamente sopra sotto ci metterò qualcosa, adesso devo vedere. È molto molto carino. Poi basta. Ah no, ce n'è un altro, stavo dimenticando questo anche che è importantissimo. Di Penny Black. Quindi conoscete tutti, penso, la marca Penny Black, taglia, non si sa. Questo vestito qui, bordeaux, anche questo è costato 3 euro, fatto così, molto particolare nei colori, nel tessuto, un po' tipo, sembra plissettato, e poi viene giù lungo anche questo, un bello midi, molto midi, sotto un bel pezzo. Io adoro questi vestiti, anche da mettere con le décolleté anche in autunno, mi piacciono veramente tantissimo. Poi
Allora ragazze, continuiamo con gli acquisti. Passando ai negozi, sono stata da Pull & Bear, quello che c'è a Orio, che è stato il più soddisfacente di tutti quelli girati con i saldi. C'erano tutte le magliettine, non tutte però, la maggior parte a 1,99€, mentre invece tipo Frecciarossa e Nos non c'era un tubo. Ho preso queste, felpina che non è da me però, mi piaceva per il colore, da 12,99€ a 1,99€, sconto del 84,68%. Mi sono piaciuti i colori e mi ricordavo un po' non so se è Los Angeles, adesso non voglio dire una cavolata, comunque qualcosa del 91, e mi piaceva il colore e anche la manica, che è un po' così, un po' lunga ma non troppo, e quindi adorando il colore l'ho voluta prendere, una t-shirt di cotone fatta così. Altra t-shirt. Ieri ho dovuto fare il video con la finestra chiusa, c'era un casino, dopo noi facciamo casino in casa, però cioè, se sentite le urla non c'entro nulla. Ieri era una cosa allucinante, ho dovuto stare con la finestra chiusa oggi, speravo che c'era la tavola quieta, invece se sentite urla non sono io. Dicevo, poi ho preso questa magliettina qui, Epic Girl, 1,99€, molto carina, anche questa super scontata, nera, e mi è piaciuta perché aveva il collo un pochino alto, vedete, simpatica, tutta nera. Quando voglio fare un look un po' più rock, anche se non è il mio stile, quel rock un po' grunge, perché io però sono internamente rock, inside, sì. Ok, però fuori ho quest'anima retro che è un po' un contrasto. Poi ho preso finalmente, dico finalmente perché è un po' che le guardo queste maglie, taglia M, la magliettina questa qui con il corsetto integrato, questa era 1,99€, costava 15,99€, che è una cifra esorbitante secondo me. E guardate che bella, una t-shirt bianca con semplicemente la... devo chiudere la porta, c'è troppo casino. La cintura così fatta a corsetto nera, bella anche questa. Cioè, 15 euro, una t-shirt bianca con la sua cosa, cioè secondo me è un po' esagerato come prezzo. Però per 1,99€ secondo me ci stava. Poi, sempre 1,99€, un'altra magliettina con lo stesso principio. Però questa è strana perché non riesco bene a capire... questa forse ha la bralette integrata, aspettate, adesso ho capito. Perché sembravano t-shirt normali, poi mi sono accorta che avevano le bralette integrate sopra ed erano quelle che volevo prendere, anche questa costava 15,99€, che è tantissimo. Taglia S, spero di entrare nella bralette più che altro, che mi sembra un po' piccina, però tanto resta su. Ed è questa qua con scritto Nothing Happened Really Girl, niente successo davvero ragazza. Ora ditemi che ho fatto la traduzione corretta, è fatta così. Bianca, un po' larga e corta, con sopra la sua bralette, 1,99€, fantastico. Poi non so con cosa è attaccata la bralette, c'è qua tipo uno spillo, è proprio uno spillo così, cioè tra l'altro, cioè, guardate la pericolosità di questo spillo, cioè vabbè. Niente, comunque lo toglieremo e vedremo. Poi sono stata da Tally, di nuovo ho preso una tuta come quella che ho nera, che vi ho fatto vedere. Mi viene da ridere perché dalla S che ho preso online ho preso l'XL. E sì, c'entravo, però insomma, un po' grande. Però c'era solo l'XL, a me piaceva troppo, da 40€ 6,99€, e allora l'ho voluta prendere. Ovviamente mi sta molto più morbida rispetto a quella che è la S, ovviamente fatta così, al pantaloncino sotto, quindi tutina pantaloncino, e poi c'è lo strasciccone bianco che mi va. Un po' più lungo di quello taglia S, però ci sta con i miei tacchi super fantastici. Poi ho preso un mega ciocherone, non ho resistito a questi choker enormi. L'ho preso così, costava 12,90€ e l'ho pagato 1€. Non si riesce a farvelo vedere. Conto di usarli tutti in autunno, uno al giorno, toglie il medico di corno. Ok, guardate che bello, con la pietra così. Ah, io sicuramente in stagione, fermatevi se devo comprare dei choker a prezzo pieno, perché non li comprerò mai, a meno che costino 1€ o poco giù, cioè poco di lì, sotto i 3€ sì, sopra no. Poi ho preso un gilet, bellissimo anche questo, fatto a camicia più che altro, costava 25,99€, l'ho pagato 6,90€. Fatto a camicetta, fantastico, dietro così tutto intrecciato, non so se capirete tanto, ma lo vedrete in un outfit, ha le code... e poi si allaccia come se fosse una camicetta corta dietro le due code, tipo frac, anche laterali, e davanti resta come camicetta corta, quindi bellissimo con i jeggings, leggings, chi più ne ha più ne metta, fantastico, mi sono innamorata. Poi sono stata da Stradivarius, ho preso una gonna in pelle nera, molto carina anche questa, la Mary faceva schifo, a me piaceva tantissimo, quindi io l'ho presa. Costava 29,95€, ho detto, la mia coscienza ha detto, Veronica, quando poi arriva l'in...
Dicevo, ragazze, questa gonna qua l'ho pensata, ho detto quest'inverno poi io le vedrò e dirò, cacchio, perché non ho preso quella lì in super saldo? Taglia 42 nera e copelle, secondo me è meravigliosa. Cioè, ditemi voi se non potevo lasciarla lì per 5,99 euro al posto che 30. Peccato che non ho trovato quella con i fiori, che c'era quei pezzi, no, avrei preso anche quella, ma erano sparite ovviamente. Comunque bella, forse anche più fine, con tutte le borchiette così e le borchiette in fondo. Questa me la immagino quest'inverno con una bella camicetta. E uno dei miei choker di fiducia a fiocchetto, camicette, via, un outfit super carino e non essendo cortissima, secondo me si presta anche per andare tranquillamente al lavoro. Poi, salivare finito, taglio finito, mi manca solo Zara e Primadonna. Allora, Zara ho preso due cose, una più assurda dell'altra. Una l'avete vista nel videoblog, quindi non sto qua a dilungarmi troppo. Comunque è la tuta beige, quella stile acchiappa fantasmi, non so come definirla, ma io ho voluto darle un'opportunità a questa tuta, ho voluto che non finisse nelle mani sbagliate e quindi l'ho comprata 5,99, scontata dell'88% al posto di 50 euro. Beige, con questa cosa davanti, non chiedetemi perché, con questi culotte pants, non chiedetemi il perché, e con queste maniche assurde, non chiedetemi il perché. Comunque io l'ho presa e vedete come mi sta nel video vlog che devo ancora fortunatamente vedere, altrimenti penso che mi sarei nascosta e non avrei più fatto video in tutta la mia vita. E poi ho preso un paio di pantaloni che mi sono piaciuti tanto, sono assurdamente la taglia 26, no 38, 36 europea, 26 max, non lo so come fanno ad andarmi bene, comunque sono la vita alta e sono così neri con tutte le frange, sembrano quelli dei cowboy. Comunque ho pensato di usarli perché mi piaceva, anche se mi piaceva, a me ha detto che ho le cosce grosse, ma avere le cosce grosse nell'insieme esaltando il punto vita non è neanche una brutta cosa, un po' stile Kim Kardashian, e quindi ho voluto prenderli lo stesso. E poi penso che li taglierò perché mi piacciono un po' il fagotto, li taglierò a forbice, taglio vivo, e cercherò di utilizzarli così, e secondo me con un ankle boots col tacco ci può stare. Ultima cosa, ragazze, non per importanza, ma questo l'ho dovuto comprare perché sennò la Mary non avevamo lo sconto del 20% sul secondo acquisto, li ha Oreo da prima donna, quindi ho detto, devo fare per forza un acquisto. Ho visto i gladiatori bianchi a 9,90 euro, c'erano anche nel nero. Come non prenderli? Siccome hanno il tacco, ho detto, beh, lo so che li ho già, li avevo presi da Mango, però a parte che non mi ricordavo più, poi quelli di Mango sono più fini, sono in simil suede col tacco alto. Questi sono più portabili perché hanno il tacco più bassino e sono dei gladiatori così col tacco che manco avevo visto in collezione, se no avrei ovviamente comprato anche prima. Molto belli. Questi mi sono costati 9 euro con lo sconto. Costavano 60. Ho finito, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Aspetto di leggere come al solito i vostri commenti e spero di avervi anche fatto compagnia in questa giornata di agosto, fine agosto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!